compagnia di Monsignor Luigi Casolini di Sarsale per questo premio Vis Iuridica, un premio fondamentale quando accompagnare i più bisognosi attraverso la promozione spirituale, oltre che culturale, diventa un impegno importante. Come dicevo nel piccolo intervento, si ha consapevolezza che l'altro è qualcosa di uguale a noi, diventa anche una necessità profonda del cuore e della mente, prima ancora che un'esigenza spirituale, e quindi questo ci rallegra. La scrittura ci dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, quindi darci agli altri con semplicità, ricevendo quello che gli altri ci possono dare, anche un semplice sorriso. Spesso però nella società odierna i bisognosi diventano quasi invisibili. Come fare ad accorgersi, a promuovere negli altri la conoscenza dei bisognosi così invisibili? Partendo da una visuale cristiana di credente, io so che esiste lo Spirito Santo e chiedo a Lui che mi illumini per capire. Poi naturalmente ci vogliono quelle antenne umane che ci fanno avvicinare, ci fanno dal alcuni aspetti delle persone ci fanno capire il vero bisogno, che non sempre si vede proprio perché è invisibile, e questo è quello sul quale noi dobbiamo confrontarci. Chiudiamo, Monsignor Casolini, col suo personale augurio al premio Vis Iuridica per le prossime edizioni. Per me è stato straordinario far parte di questa famiglia di amici oltre che professionisti, e spero veramente di cuore che si cresca sempre di più nell'amicizia e nella qualità delle persone, e queste persone abbiano la consapevolezza che non devono stare insieme per bearsi di se stessi, ma per andare incontro all'altro.